Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, siamo su F1 Manager 22, siamo al Gran Premio dell'Arabia Saudita, ho già fatto prove libere e qualifiche ovviamente, siamo qualificati, insomma, non proprio, cioè, abbiamo superato l'obiettivo, però siamo dodicesimi e tredicesimi fuori dal Q3 anche stavolta. La fiducia nell'assetto non è male, e le prove sono andate bene. Niente strategie, io voglio, in questa gara la voglio fare uguale per tutti e due. Quindi medie, diciamo gomme medie, diciamo fino al 23° giro per poi passare alle hard. Vediamo se è la scelta corretta. Vai, ci siamo. E si comincia, ragazzi. Sotto un cielo quasi sereno, i piloti si preparano sulla griglia per Voglio la fare almeno qualifica. un punto con qualcuna delle due macchine. Vediamo Daniel Ricciardo. Ragazzi, visto che Ieri è sui lunga, sono tempi tirate era le meglio. cose. Vai, Fioi. Ormai manca pochissimo all'inizio del Gran Premio dell'Arabia C'è stata anche Saudita. una bandiera rossa nelle prove libere, è bellissimo, Si si è schiantato spengono le Gasly. luci Vai! e via, partiti! Vai, subito, vogliamo qualche sorpasso subito. Voglio entrare subito in zona point. Vediamo cosa combiniamo. Questa è una gara dove può succedere di tutto. Ricciardo ci prova subito. I miei giri li dobbiamo fare a bomba, ragazzi, eh. Ricciardo togli dalle balle Tsunoda. Vediamo come siamo con le gomme. Dai, come si dice, strategie diverse per entrare per i piloti, bene. Quindi questa è una cosa positiva. Fatalità Tsunoda alle soft, ovviamente. Dai, Ricciardo, provaci. Ricciardo subito, mamma mia che rischio. L'unica roba che vedendo anche i video insomma di altre persone che non vedo problemi al motore per me. C'è anche Norris. Basta che non ci ostacoliamo tra di noi, grazie. Sorpasso fallito. Dai, adesso però dobbiamo capire se Ricciardo è in grado di superare Tsunoda, se no facciamo passare Magnus, eh? Dai Ricciardo, prenditi la posizione, non ammazziamoci, grazie, vai Ricciardo, bravo, dai, ok, incredibile, Tsunoda tiene, ottimo. Nice be done. Very good. Ricciardo si infila la posizione. La McLaren sale e va avanti. Tra un po' ovviamente abbassiamo anche i ritmi, se no le gomme muoiono leggermente prima. Tanto anche Norris si sta provando. Però dai, cioè, dai, ok Norris, vediamo Norris. Lando ha perso lo sprint. E all'inizio non è facile, c'è molta bagarre. Guarda che bagarre che c'è qua, ragazzi. Una bagarre mostruosa. Il classico bagarotto, mamma mia. DRS is enabled. Perfetto. Ok. Accumulo. E accumulo. Like recharge button off, please. Recharge button off. Dai, Ricciardo, Yeah, però. confirm. Recharge on is good. Okay. Ok, adesso abbassiamo un Thank you, po' i moving on ritmi with e the time. Understood. vediamo come va. Just be careful with this tire.
Buono, bravo Norris. Comunque le voci vere sono bellissime, ragazzi. Sono una cosa che va al di là. Se lasciamo un po' i giri, perché, cioè, perché sennò anche le gomme veramente vanno su. Tanto su Noda supera Ricciardo, quando la Norris è in difficoltà, però, eh. Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Landone è in difficoltà. Maximum pace. Confer. Ok, Lando, you can turn recharge off if you want to. Ok. Yep. And save fuel from now, please save fuel from now. Confer. Guarda Ricciardo, guarda il casino. Guarda, speriamo bene. Mamma mia, mamma mia. Cioè, è veramente un bordello e perde la posizione, ovviamente. Ovviamente il Kube la perde. Dio Cristo. Tredicesimi siamo. Norris però, mamma mia Norris. Norris quindicesimo, non capisco i problemi di Lando sinceramente. Non li capisco proprio. Lo stesso. Spingi più possibile, dai, cacchio. Use overtake. Ok, gotcha. Mamma mia, c'è un bordello però, ragazzi. Cioè, sono tutte là. C'è proprio un gruppetto qua di monoposto incredibile. Andiamo un po' avanti. Ricciardo ne perde un altro, perfetto. Non sono soddisfatto, sinceramente, eh. Abbiamo un'usura importante. Stiamo perdendo anche posizioni. Perfetto, insomma. Non ci siamo, Beppe. Quattordicesimi e quindicesimi, ragazzi. Cioè. Male, per il momento male, male, male. Attenzione. Settore 1. Yellow flag. Incidente Bottas. Rivediamola. L'Alfa Romeo è rimasta coinvolta. Vediamo Bottas che combina. Insomma, brutto questo, perde un pezzo dell'alettone. Adesso Bottas perderà posizioni, ovviamente. Cioè, ma guarda che roba! Mamma mia, qua si rischia veramente. Posizione guadagnata. Ok, nice work. Sorpasso spettacolare della McLaren. Che bello. Sì, però Ricciardo deve togliersi dei maroni. Cerca di superarlo, madonna di Dio. Sto perdendo un sacco di tempo. Dai Ricciardo, dai. È possibile superare Tsunoda. Focus on recharge. Ok. Dai Ricciardo, dai. Dai Ricciardo, superamelo per piacere. Dai, 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 dai.
avanti. If you can push. Go ahead. Niente, insuperabile, insuperabile. Dai Norris, dai. Stay close. Ragazzi, Tsunoda è il bug. Yeah. Cioè, Tsunoda è il bug. Vi muovete? Capisco che è le soft, ma dai. Niente, non riusciamo a superare. Incredibile, incredibile. Non siamo capaci di superare. Hola. Stendiamo la posizione per piacere, però, eh. Vediamo se ce la fa a superarlo anche Ricciardo. Bravo Norris. E mi risupera. Niente da fare, avevamo dei problemi di rettilineo, ragazzi. Me l'aveva anche detto nel corso, non sono riuscito a cambiare la strategia, cioè è pazzesco. Non ne veniamo fuori, raga, non ne veniamo fuori, il rettilineo ci supera chiunque. L'Alfa Tauri passa avanti. Just recharge off, please, just recharge off. Yeah, confirm. Siamo in difficoltà, raga, siamo in difficoltà. Non riesco ancora a trovare il bandolo della matassa. Tanto Leclerc c'è il fastest. La McLaren sale e va avanti. Adesso c'è il valzer dei box. Ok. E le gomme sono un po' più, diciamo, consumate rispetto a quelle degli avversari. Vediamo che riusciamo a fare, però siamo indietro, cioè a sto punto aspetta un attimo, d'accordo, no. Non lo ostacolare compagno. Swap positions, please. Understood. Ok. Fammi passare Norris. Ok, perfetto. Adesso facciamo rallentare. Però eviterei. Se mi sorpassa anche Mick, perfetto. Tutto regolare, tutto regolare. Se Norris, riusciamo a guadagnare qualcosa con Norris. Le gomme siamo abbastanza tutti là, dai. La Haas è salita di posizione, giusto? Potenza. Use the overtake button. Dai Norris, cerca di scappare via almeno tu, perché qua buh. Veramente non so che dire, sto cercando di stare il più concentrato possibile, di capire tutto, ma le dura, Beppe, sta McLaren non pompa. E mi supera anche Mick, che bello. Mamma mia, ragazzi. And just recharge off whenever's good. Yeah, all good. Non ci siamo, raga, non ci siamo minimamente. Siamo dodicesimi e tredicesimi, ma non abbiamo ritmo per andare in zona point. Questo è il problema. Questo è il vero problema, purtroppo. E accumuliamo l'ERS, per piacere.
Come gomme, vediamo Mick, ci madonna, abbiamo le gomme anche tanto consumate. No good, no good. E ora non ci sono colpi di scena. Non ho solo visto l'incidente di Valtteri Bottas. Ma non riusciamo veramente a fare nulla, siamo proprio... Ok, qualcuno va ai box. Cioè, noi stiamo lottando con Mick. Che bello. E tutti gli altri sono in fuga. Ah, non so mica che con le gomme le sto usurando troppo, purtroppo. Scusate il gioco di parole, ma è così. Andiamo. Certo che le gomme le stiamo massacrando. Cioè neanche così non riesco a superarlo. C'è il sorpasso della Haas. Neanche così. Mamma mia. Non superiamo neanche così, Mick. Non capisco sinceramente. Non capisco il perché. Proprio inconcepibile. Nuovo fenomeno, Mick. Prima dietro Tsunoda e poi dietro a Mick. Ho fatto di tutto, sorpassi, hers, cose, eppure Mick sta davanti. Solo che qua le soste veramente tra il 23 e il 29, tutti e due, boh. Siamo in difficoltà. Nice job, mate. Nice job. Siamo in grossa difficoltà, Norris al suo ottavo per i Bopres, per le soste ovviamente. Conservativo. Devo tenere un po' le gomme perché se no ragazzi, qua so cazzi. Ocon ovviamente ha già fatto la sosta, ok. Boh. Siamo al ventesimo giro, il corso del ventesimo giro. Adesso vediamo, ci devono una safety car per ponere dentro i box, ma penso sia lo sto culo. Sì, adesso mi supererà sicuramente Ocon, le gomme è più fresche e tutto quanto, non è un problema. Non è assolutamente un problema. Cerchiamo di tenere un po' la posizione. Accumuliamo. E accumuliamo. Can we have recharge on, please? Yeah, confirm. Ocon mi supera, tutto regolare. Adesso devo tenere un po' le gomme se vogliamo arrivare alla finestra, diciamo, non distrutti. Bravi, bravi. Mick Schumacher ai box. E proverà a fare l'undercut, ma secondo me ce la fa anche. Vabbè, andiamo a dire un attimo il leader. Charles Leclerc. Grande Charles. Noi siamo sempre là, galleggiamo in queste posizioni qua. Stiamo accumulando per bene, questo è importante. Con il benzina siamo messi benissimo. E questo è fondamentale. Però Mick 50, boh, sarà dura. Ci sarà sicuramente il sorpasso di Mick, dobbiamo accettarlo questo. Adesso iniziamo anche la finestra. Aspetta, vaffancuore, allora Ricciardo. Opzioni box. Ok. E andiamo.
box in questo giro. Tacco. Andiamo, facciamo ridare tutto. Ok. Potenza. Perfetto. Anche Norris. Adesso l'ultimo giro, Norris ne facciamo fare uno in più però, eh. Maximum pace. Seguiamo Ricciardo adesso. Okay, siamo noni e decimi, il problema è che non rimaniamo così purtroppo. 100% pace. Cool. Dopo quelle hard comincerò tranquillo per fare gli, voglio fare gli ultimi giri alla grande, siamo a metà gara, ci proverò al momento quantomeno. Lo so che hanno perso aderenza. Still okay, we're just struggling. Understood. Can we change tires? Ok, adesso vai in box Ricciardo. Fatti il pit lane. Perfetto. Ok, understood. Remember the pit lane speed limiter. Buono. Ricciardo, high box. Mi raccomando ragazzi. Box is lap. Yeah, confirm. Happy ok. Ricciardo i box, siamo a metà gara. Madonna, mamma mia raga. Equilibrato. E qua neutro, stiamo un po' così adesso e vediamo se è fattibile. Ricciardo esce 17esimo, strategia, boh. Non lo so, sinceramente, speriamo bene. Non sto trovando il bandolo della matassa per il momento, ma questo è molto grave. Adesso va anche Ricciardo e va anche Norris ai box. Ok. Ai box anche Norris. Veloci. Ci superano tanti, purtroppo. Forse era meglio andare qualche giro prima, non lo so. Non mi aspettavo una gara così difficile, sinceramente. 14esimo. Ok. Adesso vediamo Ricciardo. È 2 secondi da Tsunoda. Certo che hanno le gomme molto più usurate però. Qua Ricciardo come ha messo. Aggressivo. Need to push. Ok. Okay. Vediamo se Ricciardo guadagna qualcosa. Però male. Sono stato in box molto prima, ho perso tanto. Vediamo se riesco a recuperare adesso. Se è fattibile, speriamo. Qua accumuliamo un po'. Ricciardo sta arrivando, almeno quello. Siamo sempre attaccati. Sempre attaccati, sì. Siamo a 2 secondi da Tsunoda, però non riusciamo a prenderlo. Accumuliamo un po'. Dobbiamo veramente sperare in qualcosa, perché sennò la vedo molto molto dura. Non guadagno niente, ho su Tsunoda, pazzesco. Incredibile. Finché non c'è molto possiamo anche andare avanti. Sorpasso della Haas. Ok,
Ricciardo 16esimo, Norris 14esimo, però Norris sta arrivando su Tsunoda, almeno quello. Almeno quello, Beppe. Vediamo se riusciamo a superarlo subito. Sarebbe già qualcosa. Dai, Lando. Comunque McLaren veramente, ma per adesso mi sta deludendo, eh. Perché te sto sbagliando anch'io probabilmente, però... No, dai, no, ormai tutto al massimo, cazzo. Sì, vabbè, non ho più questa. Dai, supera Tsunoda. Copy, you're doing a good job. And recharge on, recharge on. Yep. Ma è incredibile. Ok, understood. Incredibile quello che vedo. Ok, Norris supera Tsunoda. Sì, no, forse. Niente, non riesce in ritirino, siamo in difficoltà, mamma mia. Niente, Dio Cristo! Non riusciamo a superarlo, ma non è possibile. Vediamo che la dirigenza mi sbatte fuori se continua così, eh. Overtake available if needed. Cioè, veramente la dirigenza mi sbatte fuori. L'insuperabile. L'insuperabile Tsunoda. Aspetta. E c'ha le gomme 20% più usurate delle mie? Cioè, inconcepibile questo però, eh. Inconcepibile, sinceramente. Posso capire i problemi di rettilineo nell'assetto, però neanche così. La batteria prosciugata, ma porco zio, ma lo superi o no? Niente, insuperabile. Recharge on is okay, please. No, vabbè, cioè io sto schizzando malissimo. Sto schizzando malissimo. Questo è proprio impossibile, cioè, non può essere che riesco a superarlo. No, no, ragazzi, impossibile a superare, cioè, alla fine non so cosa dire. Stay close. Confirm. La McLaren sale e va avanti. Adesso lo supera, perché è bello. Il problema è che comunque siamo stra indietro. Ricciardo, mettiamo potenza. Siamo al 33esimo laps. Per il momento nessun colpo di scena, purtroppo. Vediamo la... Allora, l'usura all'80 per... Beh, si è messi bene come usura, eh. Si è messi bene come usura. Tanti vanno su... Boh, non so se due o tre soste, boh. Però l'usura ce l'abbiamo buona, questo è importante, eh? Russell, Alonso e box, ma noi sicuramente non sono troppo avanti rispetto a noi. Siamo stra indietro, cioè. Accumuliamo e accumuliamo. Il fastest di Verstappen. Qua i primi belle Leclerc che è in strafuga. And then I'd like recharge button off, please. Recharge button off. Niente, non riusciamo proprio a fare niente di incredibile. Non capisco sinceramente. Non capisco perché tutte queste difficoltà. Qua il botto sei al 49%, cioè mamma mia.
Teniamo un po'. Volevo tentare di fare proprio gli ultimi giri a bomba, cioè questo è l'obiettivo. Se vediamo Tsunoda quanto ci mette a tornare in corsa, perché sono proprio curioso. Ah, Dio mio. Ricciardo qua in lotta con Tsunoda. Però 0 punti in 2 gare è un po' pesante. Cioè gli altri vanno a bomba, eh. Use the pace now. Non riesco a superarlo. Vediamo se Ricciardo riesce a superare Tsunoda, che sta diventando veramente la cosa più impossibile della storia. Attenzione, blocco ruote, yellow flag. Ci sarà il replay probabilmente. C'è stato un bloccaggio in pista? Vediamo un po'. Rivediamola. È Pierre Gasly. Oh, Gasly. E qui vediamo il bloccaggio. Stava per perdere il controllo. Mamma mia. Pochi problemi però. Ah, sono proprio a caccia di Gasly, penso. Che bene. Dai, Ricciardo. Dai, Ricciardo, me lo puoi superare, grazie. Ok. Vediamo se tiene, difesa. Ok, understood. Vediamo se mi tiene il sorpasso. Understood. E tiene il suo sorpasso, Ricciardo, dai. Ok. Mamma mia, però, che difficoltà, ragazzi. Quante difficoltà. Yeah, confermo. Cioè, vediamo, per esempio, cioè, Bottas al 45-51, per me è un'altra sosta da fare, solo che mettono magari le soft, boh. Non so. Tanti sono su due soste comunque. Io sono su una e vediamo se è quella vincente alla fine. Speriamo. Ok, anche Ricciardo se ne sta andando, ma ormai è un po' tardi. And save fuel from now, please save fuel from now. Yeah, confirm. Vabbè, aspetta un attimo. Recharge off is okay. Confirm. Ok, qua possiamo mettere accumulo. Recharge on is good. Confirm. Ai box. Guarda, sta tornando subito, incredibile. No, dei box, meno male. Ok. Andiamo da Norris. Roger. Come percentuali ci siamo. Tsunoda also pitted. Come percentuali ci siamo. Recharge off. Solo che siamo comunque indietro, cioè non riusciamo ad avere un ritmo positivo.
39. Equilibrato. Siamo dodicesimi. Però è che difficilmente qualcun altro andrà in box per prendere la so che Sli 57, beh, Bottas andrà sicuro, ma gli altri secondo me nessuno va. Ci vuole qualcosa. Ci vuole l'unico modo per recuperare, ci vuole qualcosa. Ci vuole un incidente, una safety car, quello può aiutarci. Se no, la vedo duretta. Mancano 10 giri, adesso possiamo cominciare anche. Sembrerebbe un bloccaggio. Stroll bloccato. Diamo un'occhiata. È Lance Stroll. Ha tirato troppo la frenata. Ma di Stroll ce ne fotte anche poco. Ci possiamo anche spingere un po' tanto. Maximum pace. Mancano 9 giri. Maximum pace now. Ok. Il problema è che siamo comunque indietro. Siamo molto molto indietro. Pneumatici. Vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcosina, proviamoci quantomeno. Vediamo se Norris riesce a guadagnare qualcosa su Gasly, speriamo. Però siamo comunque tanto lontani. Siamo tanto tanto lontani purtroppo. Stiamo anche su attacco, possiamo permettercelo. Let's have 100% pace, 100% pace. Yeah, confirm. Però la possibilità di fare punti è pari al 3% purtroppo. Devo capire dove sbaglio io e dove la macchina non va. Certo che la prima parte di gara, cioè, aver perso così tanto con Tsunoda, cioè, è veramente vergognoso a mio parere. Tutto a cannone e vai. E vediamo. 8 giri alla fine, 8 laps, remaining. Ma siamo dietro, molto dietro. E nonostante la percentuale degli avversari sia più bassa, non riusciamo a prenderle. Vai. Doveva andare così. Andiamo veloci perché tanto c'è poco da fare purtroppo. Teniamoci un po', stiamo attenti anche di non di arrivare almeno a fine gara, grazie. Ma purtroppo è andata. Gara un po' così, sono molto molto deluso sinceramente, Sono delusissimo perché mi aspettavo di meglio sinceramente. Invece chiudiamo mestamente al 12° e 13° posto. Siamo anche doppiati, perfetto. Sorpasso spettacolare. Ah, addirittura Magnussen supera anche Ricciardo, perfetto, c'è tutto regolare. Ha bloccato le ruote ed è andato dritto. Use overtake. Tutto regolare. Understood. Norris prova
Attenzione, Norris è decimo. Che è successo? Non ci credo. Ok, mate, nice work. Dobbiamo tenere però, eh. Dobbiamo tenere. La McLaren sale e va avanti. Ma ha avuto problemi però, Gasly, perché è veramente incredibile quanto abbiamo guadagnato in 2-3 giri. Ti prego, non mollare adesso. Prendiamoci la posizione. Prendete Norris, si può perdere anche la posizione a Gasly. Ma sono crollati negli ultimi. 16%. No, è chiaro. È partita proprio le gomme sono partite. Proviamoci. Norris ci sta provando. Sembrava finita, cazzo, incredibile. E possiamo prendere anche Bottas, secondo me, se non facciamo cazzate. Dai che prendiamo Valtteri e arriviamo noni. Dai Norris, dai Lando, sono punti fondamentali questi, non fare cagate. Bravissimo Lando. Ti prego, Tiella. Ti prego, Tiella. Dai. Dai che è finita. No, dai, non adesso. Quanto manca? È finita o no? Sembra proprio che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione. This is the last lap. Non è ancora finita, porca miseria. Dai, però ci siamo. Dai che ci siamo. Non ce la fanno più gli altri. Nono posto, salvo cagate. Adesso però non rischiamo. Just be careful with this tire. Sono finiti Bottas e Gasly. Le gomme sono andate. Ti prego, tieni duro. Tieni duro, Norris. Tieni duro, Landone. Ricciardo chiude 14esimo, Ricciardo, poi poi lo farei svolare, cazzo. Norris invece alla fine ha fatto il suo, mancano pochi metri per due punti fondamentali. Non ci credevo più, invece bisogna sempre crederci alla Formula 1. Adesso per piacere portiamola a casa, grazie. Gli ultimi due giri incredibili. Dai Lando. Oh yes, baby. Mamma mia. Due punti pesantissimi. Sì. Great job, mate. Great job. Grandissimo lavoro. Oh yes, baby. Lo butta sempre via. E per Lando Norris è stato un weekend soddisfacente. Eh sì. Dai che ci siamo. Oggi la McLaren ha fatto un lavoro egregio. Può partire da qui per puntare a risultati migliori nella prossima gara. Assolutamente. Non c'è tempo per riposare. Speriamo che l'impegno del team consenta di superare le aspettative. Guardali. Gara finita. La squadra è al settimo posto della classifica costruttori. Buono. Per la prossima tappa la Formula 1 arriva in capo al mondo. Lo spettacolo sbarca in Australia, sulle rive del lago di Albert Park. Bene, Australia, gara che mi piace anche. Norris si prende i primi punticini irridati. E nella costruttori facciamo un bel balzo in classifica. Godo. Ok. Perfetto. Ci prendiamo un 4 milioni praticamente. Quanto godo. Adesso aspettare il pezzo perché purtroppo... produzione completata. Ok. Mail. Sospensione in vario assetto auto. Buono, quindi c'è stato un miglioramento adesso, presumo. Allora. Ok, perfetto. Un piccolo miglioramento che me lo godo. Mail. Post gara, c'è la carica al comando. Mi dà il campionato, strifate che continua a prestare sottotono.
Ok, e quindi il consiglio è contento. È in crescita, perfetto. So quanto manca qua per la produzione. Progetti in corso 20 giorni. Ne manca ancora, perché non devo usare tutti gli ingegneri, ho sbagliato, devo fare più cose, vabbè. Niente, raga, saluto dal comandante veneziano, arrivano i primi punti per la McLaren. Alla prossima. Ciao!